In Italia vi sono 16 allevamenti di visoni. Animali destinati alla produzione di pellicce e inserti in vero pelo. Circa 170.000 visoni ogni anno vengono uccisi all'interno di questi allevamenti dopo aver trascorso la vita rinchiusi in gabbie di dimensioni piccolissime. Questa investigazione vuole diffondere immagini mai viste prima e mostrare le condizioni in cui sono costretti a vivere questi animali, la loro sofferenza, le ferite e il malessere. Immagini che testimoniano quanto sia necessario porre fine a queste crudeltà e abolire al più presto in Italia l'allevamento di animali da pelliccia. L'estremità di una gabbia adibita a nido, l'unica contenente un po' di paglia. Qui nascono i cuccioli di visone. La loro madre, chiamata nel gergo degli allevatori fattrice, li ha partoriti da pochi giorni. Questi animali, che in natura vivono nelle foreste e lungo i corsi d'acqua, trascorreranno l'intera vita prigionieri di queste gabbie. Non avranno mai contatto con l'erba o con il terreno. Ogni minuto, ogni giorno, prigionieri di pochi centimetri quadrati. Con il passare del tempo, gli animali crescono e lo spazio a loro disposizione, già molto limitato, diminuisce. Le immagini documentano la presenza anche di 5 individui all'interno di una singola gabbia. Così si presentano da vicino gli allevamenti di visone. File e file di gabbie rialzate da terra, interamente di rete metallica, affiancate le une alle altre. In Italia il numero di queste attività è drasticamente calato negli ultimi anni, sia per la crisi del settore della pellicceria che per le liberazioni di animali compiute da attivisti animalisti. Le gabbie sono costruite e disposte affinché i visoni siano esposti al freddo e al vento, che rendono la loro pelliccia più folta e di conseguenza più pregiata. Al loro interno gli animali attendono il giorno della loro uccisione. La somministrazione del cibo avviene direttamente sopra la gabbia. In questo modo gli allevatori riescono a dare da mangiare velocemente ad un numero elevato di animali. Ciò costringe i visoni a nutrirsi attraverso le maglie della rete. Passano i giorni, ma per i visoni ogni istante è uguale al precedente. Quando sono adulti, l'allevatore sposta gli animali attraverso piccole gabbie trappola. Entro pochi mesi, la maggior parte dei visoni verrà uccisa, mentre alcuni saranno selezionati e destinati a diventare riproduttori, a partorire cuccioli che verranno a loro volta uccisi. Il tempo trascorre, i visoni sono sempre rinchiusi e passeranno sia l'estate che l'autunno in queste condizioni.
la nostra investigazione ha rilevato la costante presenza di animali soggetti a comportamenti stereotipati, movimenti compulsivi reiterati nel tempo. Ogni forma di allevamento stravolge completamente le esigenze e le necessità degli animali. I visoni, capaci di percorrere chilometri in un solo giorno, sono costretti in queste gabbie di dimensioni piccolissime. Nonostante siano animali solitari, amanti dell'acqua e di lunghe nuotate, negli allevamenti sono costretti ad una serrata vicinanza e non possono bagnarsi per non rovinare la pelliccia. I visoni, anche se nati in cattività, non perdono mai la loro indole selvatica e questa vita per loro è insopportabile. Numerosi i visoni feriti che abbiamo rinvenuto negli allevamenti italiani. Alla testa, alle zampe. Ferite dovute principalmente a comportamenti aggressivi che scaturiscono dal sovraffollamento e dalla coesistenza di individui forti rispetto ad altri più deboli. Patologie del pelo. Infezione agli occhi. Il dolore di questi animali non viene in alcun modo alleviato. È antieconomico per gli allevatori curare singolarmente gli animali. Vengono lasciati morire. Gli altri visoni sono costretti a convivere con chi non è sopravvissuto in queste condizioni. In inverno, quando la pelliccia dei visoni è folta e completamente sviluppata, gli animali vengono uccisi. Sei gabbie, dai 5 e 6. Le immagini riprese con una telecamera nascosta documentano per la prima volta in Italia questo tragico momento. I visoni vengono uccisi con una camera a gas, ottenuta in questo caso con il tubo di scappamento di un trattore. I graffi sulle pareti interne mostrano gli ultimi disperati tentativi di fuga degli animali. I visoni si dimenano, si aggrappano alle gabbie. Yeah.
Dopo l'uccisione, i corpi senza vita subiscono i primi trattamenti per essere trasformati in pellicce. L'allevatore, con un coltello, provoca un taglio lungo le zampe dei visoni per facilitare lo scuoiamento che avverrà il giorno seguente. Decisione fa subito, decisione di fare la solo il tentativo, in modo che quando le tirano si strappa dove vogliamo noi. Gli allevamenti di visoni causano agli animali inaudite sofferenze e una morte dolorosa. Chiudiamoli. Aiutaci ad abolire in Italia l'allevamento di animali da pelliccia.